Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Super Mario Maker 2 per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, dopo un sacco di tempo finalmente sono tornato su questo titolo, perché è uscito finalmente l'ultimo aggiornamento di questo videogame che oggi andremo a vedere insieme. Infatti ho chiesto ad un mio collaboratore, Franci.g, che molto probabilmente anche voi conoscerete molto bene, dato che mi ha creato praticamente una story mode alternativa su Super Mario Maker 2. Vi ricordo che potete giocarla anche voi, perché nella descrizione dei vari video dove l'ho portata potete trovare tutti gli ID di tutti i livelli che ho giocato. Comunque oggi ha creato altri 5 livelli contenenti tutti i nuovi oggetti che sono stati introdotti su Super Mario Maker 2. Come sempre, prima di iniziare ragazzi, vi ricordo che se siete interessati ad acquistare questo titolo potete trovare tanti link utili in descrizione. Se volete comprarlo in digitale per poterlo portare sempre con voi e risparmiare anche qualcosina, vi consiglio di acquistarlo su Instant Gaming. Adesso però direi di non perdere altro tempo in chiacchiere e di iniziare subito con l'episodio di oggi. Ok ragazzi, per raggiungere il super mondo che vi mostrerò in questo video dovete seguire questa procedura: andare su ID, inserire il codice che vedete a schermo, che sarebbe praticamente il maker ID di Franci.g. Vi apparirà questa schermata che sarebbe praticamente il profilo utente di Franci.g e dovrete spostare il cursore su Gioca. Ed eccolo qua, questo è Super Franci.g World. Direi di cliccare su Nuova partita. Come potete vedere la principessa Peach è in pericolo e questo supermondo è costituito da 5 livelli. Direi di partire dal primo, vi leggo anche brevemente la descrizione. Un altro aggiornamento? Bene, benvenuti nel mondo 3.0. Ed eccoci qua, allora iniziamo subito a recuperare queste monetine. Franci mi ha detto che praticamente ha nascosto 3 super monete all'interno di questo livello. Mi ha messo anche le monete rosse. Uia. Allora dobbiamo recuperare pure quelle. La ghianda. Allora, ok, devo un attimo imparare bene a svolazzare. Perfetto. Ah, però aspetta, cos'è che c'è dentro questo cubo? Nient'altro. Adesso muoio. Adesso muoio. Non muoio però. Per un pelo, mi spiace aver mancato tutte quelle monete, però devo un attimo abituarmi a questo superpotere. E questi qui? Dove stiamo andando? Vai Mario! Ecco, sono finito addirittura sulla pianta, fantastico. Ok, quello è caduto giù. Apparirà di nuovo adesso oppure no? Hello? Eccolo lì. No, mi sa che mi conviene rifare il livello da capo. Ho eliminato quello. Dove sono? Allora, dentro il tubo. Perché c'è una porta lì? Altra ghianda. Ok, dai, benissimo, ho saltato una moneta rossa. Ne ho saltata un'altra, le sto saltando tutte. Fantastico. Ah, ecco cosa serviva la porta. Bello però. Ah, ok, loro posso sfruttarli così. Allora, aspettate, vado a recuperare le monete. No! E si cade giù, invece no. Ah, volevo andare a prendere anche quella monetina lì. Scusami, però. Ah, ma non muoiono! Non muoiono! Semplicemente li sposto. Ghianda? Grazie.
Ok, se salto sopra i nemici... No, sto cadendo giù. C'è anche una moneta. Presa. Però mi avevi detto che avevi tolto le monete rosse. Ragazzi. Oila, che potenza. No, 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 no. Allora, mi mancano soltanto due monete rosse. Ghianda. Grazie. Comunque quando sono a mezz'aria... Niente, quella l'ho mancata di nuovo. Comunque non si rompono, eh. Attenzione. Ok. Questo l'ho già preso. Guarda lì quante monetine. Cado giù. No. Facciamo attenzione. Allora, so dove si trova una moneta rossa. Non è che hai messo qualcosa qua. No. No, perché conoscendoti... Bello! Grandissimo. Dovrebbe essere qua. No, non ci provate, grazie. Eccola! Devo capire dov'è l'ultima. Lì non c'è. No, ripartiamo da sopra. Dove caspita è l'ultima moneta rossa? Oh, al volo! Eccola! L'ho vista! L'ho vista, l'ho vista, l'ho vista, l'ho vista! Si trova sulla sinistra. Ragazzi, scusatemi se non sono un fenomeno a utilizzare... questo potere di Mario... Però non ci posso fare nulla. Allora, tubo blu. Quante monete. No, 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 no. 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 Ah, cado, 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 cado. Non ci credo. Non ci credo. Ero quasi arrivato alla porta. Ok ragazzi, ce l'ho fatta anche abbastanza velocemente. No, 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 no. Bisogna aspettare quando... Ok, adesso. Adesso. Perché se vi tuffate quando loro vanno giù... è un casino. Dai, non mi aspettavo quello però. E non mi aspettavo neanche questo. Emo? Questo è bello grosso. Dammi una ghianda? No, nessuna ghianda, vabbè. Me la faccio a piedi. Tanto ho bisogno comunque della ghianda. Vediamo se posso tornare indietro. No, mi sa che non posso tornare indietro. Vabbè, morirò. Morirò provandoci. Purtroppo non posso prendere quella... quella... Ah, peccato. Quasi arrivato in cima. Non potevo prendere l'ultima moneta perché avevo perso il potere della ghianda. L'ho perso veramente in un modo... sciocco. Perché potevo andare subito avanti e via. Bello, mi è piaciuto parecchio sto livello. Ok, primo livello completato. Tubo. E secondo livello, vi leggo brevemente la descrizione. Un fantastico labirinto di spine con un palloncino? Vediamo cosa ha in serbo per me. Ed eccoci qua. Allora, attenzione subito a questo nemico. Funghetto me lo prendo immediatamente. Attenzione alla pianta carnivora. Sono un palloncino. Oddio. Mario, facciamo attenzione. È fichissimo sto potere però. È fichissimo.
Comunque come livello è geniale. Non mi sarebbe mai venuto in mente di produrne uno di questo tipo. Vita extra. Dove caspita sto andando? Allora, però aspettate. Proviamo ad andare da questa parte. Ah, perché qui c'è una porta. Ah, però aspettate. Si può passare? Oh yes! Che si può passare. E vado a prendermi la monetona. Pensavi, che l'avrei lasciata lì. E invece. Attenzione a queste. No, questa è un po' più lunga. Perché sono andato a infilarmi qua? Ah, perché forse non... non sarei potuto tornare indietro da quella parte. Vabbè. Monetona presa, comunque. Checkpoint. Mio. Ah, ok, qui se perdo... il potere... posso... vabbè, scusate, faccio che prenderlo perché mi dà dei punti extra. Sono 1000 punti. Buttali via. È abbastanza largo comunque come labirinto, ma sono sicuro che ha in serbo qualche sorpresa per me. Perché oramai ti conosco. Facciamo così. Lo sapevo. Lo sapevo che te ne inventavi una. Vita extra. No! Posso prenderla senza morire? Sì. Tubo dorato. Eccoci qua. È geniale comunque come livello. Se hai messo un checkpoint, però mi sa che devo aspettarmi qualcosa di un po' più complicato, infatti. Vai Mario! Oddio, per un pelo. Mamma mia. Avevi calcolato probabilmente anche quello, ma le ho prese tutte le monete, mi sa di no. Perché una l'hai nascosta? Sì. No, non l'hai nascosta qua in cima. Dove caspita l'hai messa l'ultima? No, lì sotto non penso proprio. Aspettate che voglio dare un'occhiata in giro. No, da quella parte lì no. Non ho la più pallida idea di dove sia l'ultima. Non importa. Ok, livello completato. Due le ho prese di sicuro. Non ho visto l'ultima. Allora, ti lascio un altro bello e passiamo al terzo livello di oggi. Rieccoci qua. Cosa abbiamo sbloccato? Allora, c'è una casetta. Questo deve essere il terzo livello. E la casetta cos'è? Fai scoppiare il palloncino per vincere. Fico. Mi regalano una vita extra? Vai! Oh, ce l'abbiamo fatta. Tre vite extra. Allora, ottimo lavoro Mario. E passiamo al terzo livello di oggi. Vi leggo di nuovo brevemente la descrizione. Mario diventa una rana. Eccoci qua. Mi piace perché hai utilizzato i diversi stili grafici di Mario. Oh, un rospo. Vieni qua, rospo. Sono diventato un rospo! Che spettacolo! Beh, così si nuota molto meglio. Così si nuota sicuramente molto meglio. Per il momento però Mario Palloncino è il mio preferito, eh. Ma ha qualche attacco? No. Semplicemente molto più veloce. Attenzione a questi. Ok, per fortuna passano e basta.
Vai, 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 monetona. Adesso aspettiamo un secondo che si levino. Ok. E levati. Vado. Ho rischiato un pochettino, lì. Devo ammettere. Vabbè, che mandria. Ma non riesco a capire se... Ah, è un labirinto. Vai, 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 Mario. Bello questo. Era una specie di labirinto. Allora. Altra monetona. Questi tubi che sparano fuori monete sono i miei preferiti. Come faccio a prenderla, quella? No. Così no, di sicuro. Ma posso infilarmi dentro al tubo? Sì, sono usciti. Ok, ci sono. No, ho dimenticato di prendere il power up. Vabbè, niente, è bruciato. Allora, dovete prendere questo power up qua, tornare di là, far saltare quelle specie di piante carnivore. E siete poi a posto. Qui non ho sfruttato il potere della rana. Ok ragazzi, rieccoci qua. Vediamo se posso scattare. Ecco, lo sapevo. Vabbè, ho perso il costume da rana, ma almeno il... chiamiamolo esplosivo, l'ho salvato. Ok, vedete, ho fatto fuori quelli e ho preso anche la moneta. Ottimo. Vedete, qui devo continuamente premere il pulsante per fare in modo che Mario non vada giù. Mi sa che è meglio non toccarli quelli. Aspettiamo che passino. Aspettiamo che passino, perché è meglio non toccarle quelle meduse. No. Vabbè, me la rischio. Ah, comunque lo sapevo, vedete? Il costume. Ok, così posso muovermi come voglio. È veramente comodo. Vita extra. Altra monetona. Allora, Mario, con calma, eh. Con calma, bravissimo. Franci, te le prendo tutte ste monete, te le prendo tutte. Aspetta, eh. Eccola. Allora, quanto è lungo sto livello? Allora, mi hanno dato un altro di quelli. Faccio che prenderlo. Ah. Ok. No, 800. Ma non ho capito quell'esplosivo alla fine. Non l'ho veramente capito, però vabbè. Come livello comunque mi è piaciuto. Il costume da rana è spettacolare, però preferisco sempre il palloncino. Ok, anche questo livello siamo riusciti a completarlo. Direi di procedere verso il prossimo, ovvero il quarto. Un personaggio nostalgico è tornato! Eccolo qua, raggiungi il traguardo come Mario Super Mario B2. Cioè? Ah! Fico! No, no, vabbè, dai! Un po' più grossi sti pallottoli Bill. Oddio, sti pallottoli Bill. Ma davvero, stiamo scherzando? Vabbè, io te la prendo la moneta perché... No! Eccolo! E come caspita passo da quella parte? Devo prendere la palla di cannone.
Oia. Allora, proviamo a procedere. Che pelo. Perché qui si scende? Qui si scende. Ah, guarda un po' qua. Ah, ma quindi quella porta verde non dovevo prenderla prima, ma dovevo prenderla adesso. Aha. Sei furbo, citando Jurassic Park. I believe I can fly. Che tuffo, sono caduto giù dritto, fantastico. Ragazzi, che pelo! Sono riuscito però a prendere la chiave, ho preso anche la moneta da 10 e adesso apriamo sta porta. Dammi un checkpoint, ti prego! Perché mi è andata veramente di lusso. No! Io pensavo di poter saltare anche sopra quelle piante. E adesso? Vabbè, però c'è questo. No. E come faccio a prenderla la moneta da 10? Perché non... Ah, però io lì posso scendere, attenzione. Sì, posso scendere, tra virgolette, però. Allora, aspettate un attimo. Ma zia Pina... Dammi un altro... no, non me lo dà un altro... Ah no, aspettate. Ci sono. Eccolo, ne avevo salvato uno. Ok. La moneta lì sotto da 10, sinceramente... Come caspita faccio a spostarmi? Non riesco a spostarmi. A meno che... infatti. Direi di lasciare proprio perdere. Niente, ragazzi, mi tocca rifare il livello. Perché non ho più... Super Mario Bros. 2 da sfruttare. Ok, ragazzi, guardate cosa facciamo. Provo a vedere se... In questo modo riesco a prendere l'ultima. No! Ah, vabbè, ma tanto comunque non avrei potuto. È vero, non avrei potuto comunque trasportare la palla dall'altra parte. Allora, mi sa che bisogna perdere il potere, uccidere quello, tornare qua, prendere il potere, prendere la palla, buttarsi giù per uno di questi canali. E poi lanciare la palla verso la moneta. Vabbè, noi facciamo così. Faccio che concludere il livello, ragazzi, perché è da un po' che sono qua. Saltino. No, non sono riuscito a prendere. Ma non ci credo. Ho mancato la cima della bandiera. Vabbè, pazienza. Dai, comunque mi è piaciuto. Alla fine non era così complicato prendere la chiave e tornare indietro. Forse non ho sfruttato il super salto di questo Super Mario. Ok, ragazzi, ci siamo. Ultimo livello. Prima però andiamo a fare scorta di vite. Perché... Prendi le palle per vincere. Palla effetto. Aia. Ah, bisogna bloccarle. No! No, mi ha fregato, non ci credo. Vabbè. Sì, scusami. No, non ho ottenuto neanche una vita extra. Vabbè, pazienza. Allora, vi leggo la descrizione dell'ultimo livello. Prova tutti gli elmetti e il nuovo power up. Ah, buona fortuna con Bowser. Ok, ragazzi, eccoci qua. Intanto facciamo così. Fungo normale. E ci infiliamo dentro il tubo. Guarda lì, quanta roba. Sono tutti vari power up. Qui ho il boomerang.
con cui posso eliminare facilmente i... i gomba. Lo posso lanciare anche... fatemi vedere una cosa. Ok, no. Voglio provare a vedere se riesco a saltare sul muro e a tornare indietro per prendere la moneta da 10. No, però posso provare a fare una roba. No! Devo lanciare subito il boomerang. Ok ragazzi, l'ho presa. Dovete utilizzare il boomerang. Possiamo procedere. Ma dai! Se premevo il pulsante, caspita, potevo utilizzare il rimbalzo, perché mi sembra che sia diventata di gomma quella piattaforma. Vabbè. Qui ci sono solo monete. Ok. Ehi là. Perfetto, sono fastidiosi quelli. No, però aspettate, secondo me c'è qualcosa qui. Così per curiosità, eh. No, sembrerebbe di no, ma mi sa che non potevo fare il salto muro muro. Non lo so, mi dà quell'impressione lì. Qui vediamo se riesco a infilarmi dentro. Ah, beh, posso lanciare il boomerang, è vero. Vita extra che mi prendo molto volentieri. Qui mi diverto. No, vabbè, ma dai, l'attacco super potente è uguale all'attacco normale, ma no. Che tristezza. Facciamo così, va. Così mi prendo anche la vita extra. C'è anche la moneta da 10 da recuperare, eh. Intanto facciamo così. Vado a prendere anche quella. Presa. E ho fatto in modo anche che questo omino non mi venisse a dar fastidio. Posso eliminarlo col cannone? Ah no, è sparito lui direttamente. Ottimo. Oh, la chiave. Oh, ottimo. È venuta lei direttamente da me. Allora, altra zona. Oh, ok. Ah, ottimo. Perfetto. Allora, io intanto posso... volevo evitarlo quello, se devo essere sincero. No, muoio! Ok ragazzi, rieccoci qua. Oppla. E voilà, ce l'ho fatta. Poi, maschera di gomba. Voilà. Facciamo che eliminare questi. Ok, se mi ha dato la maschera di gomba c'è un motivo sicuramente. Eccolo lì, te pareva. Si muove velocemente. Ecco, attenzione. Ok, sconfitto. M'è andata di lusso. M'è andata veramente di lusso. Oh, questo power up qua. Dall'altra parte me ne sono andato subito. Yay! Questo power up qua mi sa che sarà molto divertente da utilizzare. Allora, ne ho distrutti due. Ok, quello è saltato.
Via, 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 via. Che pelo. Mamma mia, che pelo. Oh, un checkpoint, finalmente. Allora, mi hai dato il boomerang, che mi prendo molto volentieri, e il pallottolo Bill. Bello, l'ho utilizzato benissimo. Fantastico. No, dovevo saltare e premere subito, invece ho aspettato troppo. Per fortuna c'era il checkpoint. Mi sa che Francia ha calcolato che sarei morto immediatamente. Lo sapevo. Beh, io corro, corro, corro. No, dai, l'ho perso di nuovo. Vabbè, qui ci lascio le penne. Devo imparare bene a utilizzare il pallottolo Bill. Ce l'ho fatta, ragazzi! Ce l'ho fatta, incredibile! Sì, ma mi stai dando troppi power-up qua. Il più potente dovrebbe essere l'ultimo. Faccio che prendere l'ultimo. Oia. Bowser! Help! No. Bello, l'ho perso. E mo come lo sconfiggo sto qua. Meno male che ho il boomerang. Col cannone era meglio però, mi sa. Col cannone era meglio. 3 hours later. Ragazzi, ce l'ho fatta. Forse l'ho tagliata leggermente questa battaglia, perché ho semplicemente usato il boomerang. L'ho colpito un migliaio di volte con il boomerang. Allora, con calma. Oppla! Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. L'ho colpito un centinaio di volte col boomerang. Avessi avuto il cannone, probabilmente gli avrei fatto molti più danni ogni volta che lo colpivo. Gran bel livello, Franci. E ce l'abbiamo fatta! Ho salvato la principessa Peach e ho completato questo mondo! Fantastico. Allora, rieccoci qua. Siamo tornati nel menu principale di livelli dal mondo. Ricompensa, maglia Mario Fuoco. Quindi ho sbloccato anche un oggetto extra. Ragazzi, direi che possiamo terminare questo nuovo episodio di Super Mario Maker 2. Come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube. Alla prossima, ragazzi!